Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e in questo video vediamo come preparare la focaccia pasquale al formaggio più buona di sempre. Ma dopo la sigla. Mi raccomando, se il video vi piace, ma soprattutto se vi risulta utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche o quando pubblicherò le nuove ricette non verrete avvertiti. In questo canale Omino Focaccina mi occupo di preparare dolci semplici, veloci, genuini, ma con ingredienti sani e naturali senza rinunciare al gusto. Mi raccomando, ricordatevi di guardare il video fino alla fine, altrimenti la ricetta non vi verrà buona come la mia. Per preparare questa delizia pasquale avremo bisogno di 500 g di farina, 4 uova, 150 g di latte, 70 g di olio, una bustina di lievito di birra secco, 100 g di pecorino, 150 g di grana padano, un cucchiaino di miele, del sale e del pepe. Per prima cosa ho intiepidito il latte per far sì che poi con il miele, il cucchiaino di miele e il lievito di birra, questo composto servirà a far lievitare meglio la focaccia. Una volta mescolato bene lo lascio riposare per alcuni minuti in maniera da dare il tempo al lievito di crescere. Il lievito si nutrirà del miele per moltiplicarsi. Mentre il lievito si attiva, ho messo la farina all'interno dell'impastatrice, montato il gancio da impasto e, se vedete, ho fatto un buco in mezzo alla farina che servirà per contenere tutti gli altri ingredienti. Il lievito si è attivato, guardate che belle bollicine che ha fatto. Questo è il primo ingrediente che andremo a versare nell'impastatrice. A seguire uova, olio, pepe, pecorino, grana. Ora mescolo il tutto per almeno un quarto d'ora in modo da rendere l'impasto molto elastico. Trascorsi 15 minuti, tolgo l'impasto dall'impastatrice, gli do una forma sferica e lo trasferisco in una teglia già precedentemente rivestita con carta da forno e imburrata sui bordi. Lo metto al centro, lo stendo un po' con le mani. Copro l'impasto con uno strofinaccio, poi lo metto in forno spento con luce accesa per circa 3 ore. Così avrà modo di lievitare bene. E dopo 3 ore, ecco qui la nostra fantastica focaccia pasquale. Guardate quanto è cresciuta. Che spettacolo. Accendo il forno, preriscaldo a 150 gradi, forno a caldo. Cuocio la focaccia per circa 60 minuti, forno ventilato, terzo ripiano. 150 gradi. Però ricordatevi che ogni forno è a sé, quindi per la cottura taratevi sul vostro. Dopo 60 minuti la nostra focaccia fantastica è pronta. La togliamo dal forno e voilà! Ed eccola qui. E dopo tanta fatica, assaggio. Date solo un'occhiata a quanto è morbida e fluffy. Ve lo inquadro il più vicino possibile. Guardate che roba. E adesso mi brucio, ma perché è ancora calda, che spettacolo. È portentoso. Questa sarebbe una goduria ripiena. Oppure l'aperita a metà e ci mettete quello che volete. Comunque sarà buonissima. E anche il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è stato utile, lasciate numerosi commenti qui sotto. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta e se avete dubbi o perplessità
vi risponderò nel più breve tempo possibile. Ricordatevi anche di seguirmi sugli account Instagram e Facebook, ve li lascio qui sotto nell'info box. Qui sopra il mio secondo canale tech, dategli un'occhiata, merita davvero. Ricordatevi che tutti i link che sono pubblicati qui sotto nell'info box sono relativi ad Amazon. Se acquistate tramite quei link, a voi costerà la stessa cifra, ma darete una mano al canale a crescere e a portarvi contenuti sempre nuovi e interessanti. Ricordatevi che pubblico le nuove ricette il sabato e la domenica alle 14. Qui sopra vi lascio anche il link per la torta di mele più buona di sempre. Dategli un'occhiata, è veramente spettacolare. Ora non mi resta altro che salutarvi. Ciao da Gabriele, buon appetito e alla prossima domenica. Wow!